ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà. Eccoci qui, allora siamo di nuovo ai libri di Sonia in questa nuovissima edizione, nuovo studio, e me l'avete già spoilerato. Come hanno già spoilerato? Ti hanno già spoilerato, e come hanno fatto l'ospite, ho visto. Ebbene sì, per questa nuova edizione dei libri di Sonia 2024, perché ora si dice così, 2024, no? Come i festival. Sì? Certo, lo sapevo, è che 2024... io sono boomer. Cioè... va bene, ma noi facciamo finta che... sì, boomer. Allora, 2024 chi c'è? Alfonso Signorini. Ciao, ciao Sonia, ciao a tutti. Ma dove devo guardare io? Guarda, tu guarda qua. Ah, bravo, ciao, ciao a tutti. Senti, però le candele bisogna accendere perché porta rogna. Ecco, iniziamo subito con queste palisanti, cose, eccetera. Allora, come stai? Io sto bene, ma tu stai benissimo, non so come tu faccia a fare tutte queste cose insieme. Non lo so neppure io. Però voglio dirti una cosa, che ho perso 6 kg in un mese. E quindi sì, sono felice. Allora, questa è la nuova edizione di un libro che tu hai pubblicato nel 2007, sì, sulla Callas, e sì, l'hai riedito, sì, con la Mondadori, sì, e amplificato. E amplificato perché sì, hai aggiunto, hai riveduto 6 capitoli importantissimi, tutti dedicati agli uomini, perché avevo poco approfondito il rapporto tra Maria e il mondo maschile, che poi l'ha identificata tantissimo, sì, ovviamente. Sì, assolutamente, sono uomini molto importanti della sua vita che hanno lasciato una traccia profonda. Poi lei, come di tutti gli uomini della sua vita, molto spesso se n'era innamorata e invaghita, anche se inseguiva amori impossibili, perché la maggior parte di loro o erano omosessuali o erano sposatissimi. Era un po', diciamo, una di noi. Era tutta era una di noi. La Callas era una di noi. Allora, partiamo dall'inizio, cioè la Callas, Maria Callas, ha genitori di origine greca, lei nasce a New York negli lei anni 20. Lei nasce a New York, esatto. Inizio anni 20. Inizio anni 20, proprio alla vigilia, pochi anni prima della crisi, della grande crisi della borsa di New York, e che intaccò molto moltissimo pesantemente la sua famiglia. Esattamente, papà farmacista, mamma che si occupa delle figlie. Mamma si occupa della figlia, una mamma tiranna, una mamma che veramente sacrificava la sua stessa vita per le figlie. Una figlia bellissima che si chiamava Jackie, Giacinta all'anagrafe, e poi Maria che era un po', diciamo, la sfigata, brutto tra virgolette, il brutto anatroccolo di casa. Goffa, piena di problemi, bulimica, la quale però aveva un'isola felice nella quale vivere con serenità, che era la musica. Guarda, io proprio perché stai parlando del suo aspetto fisico, voglio leggerti questa parte che mi ha molto colpito, perché è la mamma che parla, sì, e la descrive così. Era lì davanti a lei, in un secondo si chiese a chi mai assomigliasse quella figlia. Aveva ormai 13 anni ma ne dimostrava 25. Alta poco più di 1,60 m, il suo seno si era sviluppato precocemente, aveva i fianchi e le caviglie di una donna matura. La faccia poi era quella di una vecchia ingrugnita e non aveva nulla dell'entusiasmo e della spensieratezza delle sue coetanee. Sarà stato per la sua totale assenza di amici, sarà stato per il suo disinteresse verso le cose futili o per quel carattere testardo che la faceva tanto assomigliare a suo padre, Mary era cresciuta come un animale selvaggio. È proprio così. Ed è la mamma che parla, anche perché diciamolo che questo libro in realtà è una biografia, ma è un romanzo, cioè nel senso certo, tu l'hai fatta diventare un tuo personaggio. Un mio personaggio, una tua sì, creatura. Sì, perché ero totalmente affascinato dalle sue corde, dal suo sentire. Mi affascinava fin da giovane questa ragazzina che aveva il grugno e non aveva la spensieratezza dell'adolescenza, dell'infanzia. Già da piccola era esclusa, era un'altra, era un'aliena. Ma come hai iniziato? Cioè, come la genesi di questo libro? Cioè, quando decidi di...
raccontare la Callas? Guarda, è una storia molto complicata questa. Intanto la Callas per me è sempre stato un grande amore, fin da bambino, ma è roba strana, perché io mi ricordo che andavo alle medie e i miei compagni prendevano, c'erano le cassette, quelle che si infilavano nel registratore. Lo so, perché insomma non è che faccio finta di non... No, esatto, io no, sono DVD, solo. Esatto. No. E quindi tu le... E loro erano pazzi, che ne so, per Umberto Tozzi, per i Pooh, questi cantanti, per Loredana Bertè. Io invece adoravo la Callas, quindi non so neanche io perché me ne sono innamorato. Ma l'hai ascoltata? L'ascoltavo. Tua mamma, l'ascoltavi? Cioè, No, i miei genitori ascoltavano Romagna Mia di Casadei, figurati, andavano a ballare il sabato sera la Mazzurca. Io avevo questa, ero un po' un alieno come la Callas, perché poi fondamentalmente pensa che io sono diventato sordo, tu lo sai che sono sordo, a furia di ascoltare dal mattino alla sera in cuffia. Ipoudente, ma... Sì, sordo sembra. Sordo no, però insomma, se tolgo gli aiuti. Lo so. Esatto. Per cui io sono diventato così perché ascoltavo dal mattino alla sera in cuffia tutta la lirica di questo mondo, compresa lei. Poi sono cresciuto, sono diventato grande, ho scoperto, te la faccio breve, ho scoperto questo incredibile materiale, perché lei si segnava tutto alla fine della sua vita, la Callas. Tu l'hai arricchito con le lettere autografe. Con i suoi, quindi è un romanzo, è vero, è inventato, però attenzione, il canovaccio è assolutamente reale. Certo. È assolutamente reale. Ed è nato per caso, come tutte le cose importanti della vita nascono grazie alla fortuna, al caso, alla tuque, come dicevano gli antichi, e quindi mi ha tenuto compagnia per... Sai che l'ho scritto velocissimamente, in 3 mesi è uscito, avevo già tutto dentro. Però poi in questa riedizione tu hai aggiunto, dicevi, gli amori, perché sì, in realtà sì, un capitolo importante, più capitoli ovviamente, sì, ma in macrosistema, un capitolo importante per la Callas è stato proprio l'amore, perché in realtà lei a un certo punto, diciamo, scopre questa voce, più che altro la famiglia scopre questa voce, la mamma scopre subito questa voce. La mamma cambia quando vede che la figlia ha una voce che si fermavano per strada ad applaudire perché la sentivano cantare dalla finestra. Lei dice: ma io ho una macchina da soldi qua. E Maria lo notò e dice: mia madre da quel giorno non mi guardò più con la stessa espressione, perché vedeva in lei la fonte di guadagno, la scimmietta da esibire. Certo. E questa cosa la accompagnò sempre, soprattutto nella prima parte della sua vita. Lei era una che sacrificò i suoi primi 30 anni per il canto, per la voce. Non aveva in mente nient'altro: musica, spartiti, direzione d'orchestra, partiture, prove, teatri. Poi decide a un certo punto che tutto questo non le basta più, perché le mancava una parte fondamentale, che era la passione, l'amore. Ascolta, hai parlato di, appunto, di emozioni, stiamo parlando di emozioni e di sentimenti. Io voglio farti vedere un pezzo che ho trovato, di un film molto importante, che è un film famosissimo, Philadelphia. Ti dà fastidio questa musica? Ti piace l'opera? Io non ho molta familiarità con l'opera, Andrew. Oh. Questa è la mia aria preferita. È Maria Callas. È l'Andrea Chenier. Umberto Giordano. Lei è Maddalena. Sta dicendo come... Durante la Rivoluzione francese i rivoltosi diedero fuoco alla sua casa. E sua madre morì, salvandola. Lei, senti, dice: il luogo che fu la mia culla sta bruciando. Bellissimo. Questo è proprio arte. Parlane. E vita. Adesso, parlamene mentre stai così. Pensa che c'è una parte di quell'aria lì che è incredibile, dove Maddalena, che è la protagonista di Andrea Chenier, dice: porto sventura a chi bene mi vuole. Ed è una cosa a cui io ho molto pensato nella mia vita, questa. E credo un po' anche tu, perché è così vera, hai capito? Perché è vera. Perché è vera. Non puoi farci niente, cavolo. Vabbè. Perché è vera.
E infatti, a proposito di questo, ci sono due figure, due bambini in questo libro. Uno è il fratellino. Sì, Vasili. Vasili. E uno è il bambino che lei perde. Che lei perde prematuramente. Sì. Piccolissimo. E lei vede questo Vasili tutte le volte che sta per accadergli qualcosa di importante nella vita. E io voglio sapere, da dove viene questa... Viene da lei. Viene da lei perché lei in questi appunti scrive alcune volte: Vasili è venuto a trovarmi. Era il suo ponte di collegamento con l'ignoto, con l'invisibile. Vasili era il fratellino che era morto prima della sua nascita. Avrebbe dovuto odiarlo perché la mamma, quando è nata Maria Callas, non l'ha voluta neanche abbracciare perché era sicura che fosse un maschio, era sicura che l'avrebbe sostituito. E quindi già abbandonata fin dalla nascita. Però lei lo ha amato incredibilmente, tanto che lui accompagna la sua vita, proprio come hai detto giustamente tu, soprattutto nelle parti più importanti, più fondamentali. E poi c'era questo bambino, questo Omero che lei ha avuto da un assis. Ecco, qui ti posso raccontare un episodio molto importante. Quando io ho letto questi appunti, lei scriveva: ogni primo lunedì del mese vado da Omero. Inizia così il suo libro. Esatto, inizia così dalla sua visita al cimitero da suo figlio. Nessuno aveva mai saputo che la Callas avesse avuto un figlio da un assis. Tutto era stato tenuto rigorosamente segreto, perché lui, che era uno degli uomini più ricchi al mondo, non voleva scandali, perché quando ebbe il figlio della Callas era ancora sposato con la moglie Tina e aveva due figli, Cristina e Alessandro. E quindi lui ha ripudiato questo figlio, ha detto: io non lo voglio. E lei, pur essendo negli anni 60 la numero uno di tutti i teatri del mondo, ha deciso di eliminare ogni impegno e di dedicarsi al figlio. Questo figlio che dopo un mese e mezzo muore, e quindi lei lo avvisa Onassis, dice: nostro figlio è morto. E lui le dice: seppelliscilo lontano, non voglio scandali, sotto falso nome. E così è andata. Quando io vedo questi appunti, e ho ricostruito tramite i suoi appunti che era sepolto in un cimitero alle porte di Milano, questo bambino, da cui appunto trae inizio l'inizio del mio romanzo, ho detto: ma sai, magari sarà il frutto delle sue allucinazioni, perché Maria Callas alla fine della sua vita era mentalmente instabile, era vittima degli psicofarmaci, quindi magari, sai, si crea delle realtà immaginarie. Allora ho cominciato a fare delle ricerche, dato che lei diceva, si appuntava a portare soldi a Luigino. Allora ho detto: c'è un Luigino che faceva il portiere, il custode del cimitero, hai fatto proprio... Ho fatto tutta un'inchiesta giornalistica. Luigino esisteva, era praticamente morto nel 1978, un anno dopo la Callas, e ho avuto l'indirizzo di casa sua, dove ancora vive, in una villetta che si chiama Villa Maria, vive suo figlio con la nuora e i nipoti. E il figlio mi ha detto: sa, questa villa è stata comperata da mio padre con i soldi che Maria Callas gli lasciava ogni mese per far visita a suo figlio. Allora ho capito che quel bambino è realmente esistito. Hai capito? E infatti l'apertura del tuo libro è proprio così, cioè sì. Lei che ha dei... ricorda, e però l'unico momento in cui respira è pensando a quando arriverà quel lunedì. Esatto, perché le dava forza. E a proposito, appunto, abbiamo parlato di questo rapporto con la mamma, no? La mamma le dice una cosa... forte. Mm-hmm. La mamma le manda una maledizione a un certo punto, perché in realtà iniziano a chiedergli sempre soldi. Non abbiamo detto che lei aveva un bel rapporto con il papà, invece. Sì, con Tatageo. Sì, con Tatageo, certo. Che però a un certo punto, quando poi si allontanano, un giorno lei fa una telefonata e il padre chiede soldi anche lei. Lei a un certo punto... Basta, disperata, devastata. Lo lascia parlare e attacca praticamente. E quindi si rende conto che è sola e che l'amore fa male. L'amore fa male, sì. E l'amore le ha fatto molto, ma anche da parte del padre, che era la persona che forse ha più amato insieme ad Aristotele nella sua vita. Ma in fondo lei era consapevole di questo, perché lei a un certo punto della sua vita dice: la Callas finora ha vissuto, le ho dato da mangiare, no? Come si dice oggi, ho dato soddisfazione alla Callas, però da oggi voglio che viva Maria.
E lei era consapevole che mettendosi a nudo, senza il personaggio che si era costruita e che era il top, cioè l'assoluta perfezione artistica, sarebbe diventata nuda, fragile, emotivamente sconfitta, capito? Però è un rischio che le piace affrontare, masochisticamente. E tu, quando hai scritto, io ti ho visto, ti ho visualizzato perché mi sei sembrato un amico di Maria, nella tua descrizione, nel tuo stare lì accanto. Sì, c'è anche una parte di me, cioè certamente. C'è una parte di te, certo. E mi sono rivista, sai, no? A volte nelle nostre chiacchierate. Certo, ecco. Come no? C'è un tema molto sensibile a noi in questo libro. Sì. Perché sì. Quel Meneghini fondamentalmente rappresenta quell'amore comodo, no? Che c'è così di conforto, che però dal quale noi abbiamo sempre l'ansia di voler fuggire, no? E poi magari, come lei, prendiamo il coraggio e fuggiamo. Però io sono sicurissimo che alla fine della sua vita lei quell'amore lì lo abbia un po' rimpianto, capito? Il famoso coraggio, no? Il coraggio di rendersi liberi, sì, o il coraggio di... Esatto. Però non sai mai come va a finire. Ah no, certo, ma è anche giusto, certo, perché anche la legge perché, della vita. Esatto, no? Anche perché non si può mai sapere. No. Ma tu che cosa le avresti detto? Cosa di avresti vivere detto? Le sue emozioni, assolutamente. Anche perché, sai, era una donna che non avrebbe mai accettato consigli da quel punto di vista. E comunque io, nella mia follia, o magari nel mio buon senso, non le avrei mai consigliato di accettare la routine. Non era una donna da accontentarsi della routine, era una donna che si accendeva di nuove emozioni. C'è una curiosità, e quando ho detto ai miei amici che stavo appunto leggendo il tuo libro, che ti avrei intervistato, e ho detto che era appunto un libro sulla Callas, guarda, su 10 almeno 5-6 mi hanno detto: ma è vera la storia della Tenia? È verissima. Ecco. Sì, è verissima. Lei per dimagrire era molto amica, lei era stata tenuta al battesimo dal dottor Lanzunis, che era un greco, che era un primario dell'ospedale di uno dei tanti ospedali di New York. Un nome, e tant'è che mezza Hollywood... Andava, infatti fai anche studi. Altri nomi di chi sì, utilizza lo stesso. James Mansfield, tutti, sì, tutte le grandi star hollywoodiane andavano da lui. Ed era un quello che si occupa del sistema metabolico, adesso non mi viene il nome, comunque un dietologo, ma era più di un dietologo, in realtà era uno scienziato. E lei si era rivolta al suo padrino per cercare di avere dei consigli per dimagrire. Allora lui ha detto: guarda, qui a Hollywood i sistemi sono due, o ti pigli la cocaina oppure assumi la Tenia, che ti distrugge gli organi interni. Infatti bisogna poi chiaramente monitorare il tutto, certo, con grande scrupolo e precisione. E lei disse: no, cocaina no, perché non avrei la lucidità in teatro poi per poter lavorare, per cui decido di ingerire la Tenia. Lo fece con come una lo coppa, fa? Come lo facciamo noi, amore. Esatto. Io ti volevo. Esatto. Come esatto. Lo fa? E dice: se proprio devi stare dentro di me, almeno annega dentro una coppa 10 di cristal. Uova dentro la coppa di cristal. Ghiaccio, cristal e iniziamo l'avventura. La nuova vita, esatto. È molto, ecco, nostra la gara. Mamma mia, esatto. Ma è nostrissima, ma io veramente, guarda, ho iniziato questo romanzo e sono entrata dentro perché è un romanzo che, oltre al fatto che comunque si imparano tante cose, perché poi è uno spaccato di quel periodo. Eh beh sì, certo, cioè è un po' storia contemporanea, più, certo, no? Sì, un'epoca che mi sarebbe non piaciuto, esiste. Sai, vederti mentre lo leggevi. Sì? Sì. Allora, ti dico la verità, sì, senza che tu mi possa scambiare per mitomane, ma tanto lo sai che in parte lo sono, no? Sì. Io un po' mi ci sono sentita lei. Certo, ma tu sei molto lei, perché comunque vivi quelle emozioni lì. Ho e oltretutto avvertito certi tante passaggi cose. Sono molto tuoi. Tante anche. Cose. Sì, sì. Anche perché lei non era così
diciamo, era anche una grande stronza, sapeva. Perché io dico, stronza. Scusa, beh, come te, Alfonso, però, questo ultimo... Ma tu sai che tu mi piaci perché sei una stronza però, dichiarata. Ho capito, però io cioè, appena... Perché l'abbinamento, sai quando fanno i bambini piccoli, l'abbinamento delle due idee? Cosa hai abbinato? Hai abbinato, mi ci sono sentita, lei è una stronza, tac. Certo, è ovvio. Hai letto quando è andata la scala dalla Tebaldi? Sì, ho letto con i guanti per non far rumore. Quella sarebbe arrivata anche a te. Quella era Sonia del Jeff del primo anno. Ma anche secondo, voilà. No, allora, invece, a proposito di Jeff, io ti ho preparato una sorpresa. Dai, veramente? Sì, c'è un video filmato per te. Dai, certo. Vediamolo. Ciao Alfonso, il tuo libro su Maria Callas è straordinario. Ci insegni veramente quello che lei è stata, cioè una donna molto forte ma anche fragile, un'artista straordinaria, un'artista che ci ha insegnato tantissime cose a noi cantanti. Perché? Perché ha segnato un'epoca, lei ha fatto capire che non si possono fare solo dei suoni, ma bisogna anche interpretare, bisogna essere anche un po' attore, insomma, se vogliamo poi arrivare al pubblico, vogliamo arrivare al cuore del pubblico attraverso quella voce straordinaria che lei aveva, e credimi, non possiamo dimenticarla. Io dico ai miei allievi, ascoltate sempre la grande Callas, ma ascoltatela senza imitarla, capisci? Questo è molto importante, ecco. Valorizziamo la sua voce che attraverso quella voce meravigliosa arrivava al pubblico e agli spettatori con la pelle d'oca. Io dico sempre, chi prova la pelle d'oca ha capito tutto sulla lirica, non occorre conoscere le note. Ciao, ti voglio bene. Ciao Katia, anch'io ti voglio bene. Che carina. È una donna stupenda. È meravigliosa. Sì. Ci sentiamo spesso. Lo so, è stata veramente carina, ha risposto con entusiasmo e poi ha detto una cosa giustissima della Callas, e l'interpretazione. Sì. Lei curava ogni cosa, ti racconto questa. C'è una scena della Traviata di Giuseppe Verdi dove Violetta, che è costretta ad abbandonare il grande amore della sua vita che è Alfredo, nonostante sia oramai prossima alla morte perché è molto malata, lui non lo sa, perché il padre di lui la va a trovare e dice mio figlio non può stare con una prostituta perché lei faceva la prostituta, dice per cui lei deve lasciarlo perché altrimenti mia figlia si sta sposando, il suo fidanzato non può venire a scoprire questo scandalo. Quindi lei per amore si sacrifica e rinuncia all'amore che avrebbe reso più lieti i suoi certo, ultimi mesi di vita. Si incontrano a una festa a Parigi, lei e Alfredo, lei è accompagnata da uno dei tanti visconti che la sovvenzionavano, da uno dei suoi sponsor, mettiamola così, e lui si inferocisce di fronte a questa donna, dice ma tu allora non mi hai mai amato, e lei dice no, non ti ho mai amato, con uno sforzo incredibile. Allora lui in preda all'ira raduna tutti gli amici di Parigi, di questa grande casa aristocratica, dice questa donna conoscete, che sapesse lo sapete. E loro dicono sì, è Violetta, e tutti sapevano che lei fosse una prostituta. Certo. Allora lui prende un ammazzo di soldi, banconote, glieli tira addosso e dice ben sappiate che questa donna pagata io l'ho. No? E le altre interpreti di Traviata, di fronte a questo gesto così malvagio, crudele, spietato, svenivano perché non potevano sopportare questa onta, questa vergogna. Lei invece rimane in piedi, con le braccia alzate, e c'era Luchino Visconti, che era il regista, che dalla platea durante le prove le urlava Maria, cadi, cadi, e questa rimaneva così. E allora poi stop, dice ma si può sapere perché non cadi come tutte? Lei si gira e fa perché io resto inchiodata a questo amore, lo vuoi capire? E infatti qua c'è questo racconto che tu ci hai fatto, ti ringrazio perché sì, qui il tuo viso e la tua emozione purtroppo non traspare, ma questo è uno dei tantissimi racconti che nel libro ci sono e che ti fanno proprio entrare dentro l'anima, di questa donna che comunque alla fine, forse avendo sofferto tanto, poi di paura non ne aveva, perché forse l'unica cosa che l'ha fiaccata
era proprio l'impossibilità di accettare di dover amare e di poter Sì, amare. però ti dico la verità che nonostante questo io credo che sia stata una donna molto fortunata anche in amore, perché io lo scrivo lì, c'è un momento in cui Onassis alla fine della sua vita va a trovarla e oramai sono una coppia talmente vera, non c'è più sesso tra loro, non c'è più passione, si accontentano semplicemente di tenersi la mano durante la notte. E a un certo punto lui sta dormendo nel dormiveglia, arriva l'alba, lei non chiude occhio perché non poteva addormentarsi accanto all'uomo della sua vita, nonostante fosse un bastardo, fosse tutto. E entra a un certo punto uno spiraglio di sole dalla finestra e lei scrive, ce l'ho io quel biglietto, e lei scrive: io ho odiato il sole quel mattino perché sapevo che da lì a poco me l'avrebbe portato via. Allora capisci che quando una donna arriva a scrivere questo, vuol dire che ha molto amato. Certo. Certo. Era meglio che Ma non mi non mi invitassi. ricordavo che mi facessi questo effetto. Senti, alleggerendo, gli uccellini, i tre uccellini di, I suoi i suoi maestri. maestri, e tu dici che anche il tuo gatto ti aiuta a scrivere, ti insegna a scrivere. È vera questa cosa? Sì, Cioè, è che vero. cosa vuol dire? Cioè, qual è l'importanza? Quanto sono importanti gli animali Beh, gli animali sono per importanti chi perché. appunto ha una vita dove deve fare attenzione anche alle proprie emozioni? Beh, intanto una vita solitaria perché tu la dividi, almeno io la divido, con la persona a cui voglio bene dell'anima che amo, che è Paolo. Che però non stiamo insieme, non viviamo insieme, per cui ognuno fa la propria vita, ma ci amiamo in ogni caso. E lo so, noi ci eravamo lasciati che ci Visto la eravamo mia lasciati, faccia, ma perché non ci aggiorniamo più da questo punto di vista? Ma io, a differenza tua, ritorno dagli amori della mia vita, capisci? E vabbè, non è detto che tu chi non lo può dirlo? faccia, Esatto. esatto. Paolo, prendi nota. Paolo quale? Il E mio o il no, il tuo? tuo, Cioè, pure lo però. stesso nome ci siamo presi, capito? Cioè, Esatto, capisci? incredibile. Però detto questo, è chiaro che gli animali che dividono la nostra quotidianità sono tanta manna, sono una grazia del cielo, no? E quindi il mio Teo stava sempre lì accanto e addirittura quando poi voleva andare a mangiare, non è che si alzasse, lasciasse il tavolo, no, veniva lì e con la zampa chiudeva il computer. Ma E io non riuscivo a davvero? capire, ma perché lo fai? Poi chiudevo, allora a quel punto lui se ne andava a mangiare, hai Ma capito? che E io gli facevo carino, che compagnia e carino. mangiavo le crocchette, Tu non con mangiavi lui. le crocchette No, con... mangiavo le crocchette, lui mangiava le crocchette in mia compagnia. Allora, per chiudere ti faccio questa domanda che la inauguriamo con te. Maria Callas sta alla Norma come Alfonso Signorini sta a quale opera? Sì. Oddio. Ah, io sto alla Suor Angelica. Sì, la Suor Angelica è l'opera che mi distrugge e credo che distruggerebbe anche te, Sonia, lo sai? Sì. Sì, è una storia che non puoi. Non a caso Maria Callas non la cantò mai. Mai. Cantò semplicemente l'aria più importante, Senza mamma, che già la dice lunga. Figurati lei che aveva perso un figlio. E non riesce ad arrivare alla fine di quell'opera lì, non ci riesci. E infatti io quando ho un po' tanta voglia di piangere, perché magari sai, non è che il pianto liberatorio purtroppo arrivi a comando, no? Cioè c'è qualcuno che ci riesce con grande maestria, ma non fa parte della nostra scuola. E allora quando sento che c'è bisogno di lasciare andare le cateratte, allora io ting, play e metto Suor Angelica e dei fiumi di lacrime, ma sono lacrime stupende. Certo. Alfonso, ti ringrazio di essere stato qui Grazie, e grazie grazie davvero perché è stato veramente un viaggio meraviglioso. a te. Attraverso Maria Callas Sì. E anche mi nostro, hai anche un po' regalato una nostro, sì. parte di Che te che è un amore. conoscevo ma che ho voluto Sì. anche condividere con tutti. Il libro si Certo. intitola Troppo fiera, troppo fragile e ti chiedo di farmi una dedica. Ti va? Al libro? Ah, Certo. No, a certo, come me. no? Beh, ma è ovvio. A Sonia, l'altra parte di me.
puntini, puntini, puntini. Love, Alfonso. PS è il titolo di un altro mio libro.